è nelle sale il film Tatanka, ispirato ad un racconto di Roberto Saviano. Noi abbiamo incontrato il regista e tutto il cast. All'origine di Tatanka, il nuovo film di Giuseppe Gagliardi, c'è il racconto omonimo di Roberto Saviano che fa parte dei La bellezza e l'inferno, premio libro europeo 2010. Riconosciuto di interesse culturale dal Ministero per i beni e le attività culturali, Tatanka racconta il percorso di emancipazione di un ragazzo cresciuto al sud, nei feudi della Camorra, che grazie all'incontro con la box riesce a sfuggire ad un destino certo. Io sono rimesso a nulla. A che sani conoscenze? Ho già fatto 8 anni a colpa d'occhio. E non faccio mai grandato. No. A me dice che ci sono le cose. Io non ho voluto uscire da qui. Comunque si innalzi tutta sta luce. O dici perché è stato io. Nel ruolo del protagonista, Michele, il pugile italiano Clemente Russo. Partiamo un po' dal titolo, Tatanka, che cosa significa? Beh, sicuramente non quello che dice il film, però comunque ecco, è stato un po' romanzato. Significa bisogno nel linguaggio degli indiani d'America, dei Sioux. A me è stato affibbiato questo nome perché quando ero piccolo non c'avevo ancora tanta tecnica nel fare il pugile, però vincevo caricando a testa bassa, cioè, diciamo, quindi facendo il picchiatore come un bisonte proprio. Nel ruolo di Rosario, l'amico di sempre di Michele, Carmine Recano, visto lo scorso anno in Mine Vaganti di Ferzan Ospetek. È un personaggio impulsivo, determinato, è affascinato dai soldi, dal potere, quindi cerca di affermarsi nel mondo del crimine e in questo cerca di coinvolgere anche il suo migliore amico. Vengono anche fuori aspetti molto umani dei due personaggi che vengono messi in evidenza in questo rapporto, comunque d'amicizia, fatto di un forte sentimento. E niente, poi alla fine il rapporto non viene mai messo in discussione, nonostante tutte le vicissitudini del caso. Ecco. Ma guarda, la cosa che mi ha sempre colpito dei personaggi e delle persone che vivono in quella realtà è la non consapevolezza delle loro condizioni di vita. Questo non vuol dire giustificarli, però non so, mi ha sempre affascinato questo di questi personaggi. Ecco. Cioè, che intendi, come se non si rendessero conto? Sì, esattamente, esattamente. Per loro esiste solo ed esclusivamente quella realtà. E mo? Progetti? Voglio andare alle Olimpiadi sabato. Ma vai sul serio? Mi sono allenato per 8 anni. Ricominciamo da dove siamo rimasti. C'è stato ancora che l'amico tuo ispettore Fiamme Oro. Fiamme Oro. Quei trascorsi che c'hai, quando ti si prendono quelli? E sulle Fiamme Oro esiste. C'è stata un'alternativa. Ci vorrebbe un club privato. Tu vieni alla palestra, no? Alla palestra. Michele, come te lo posso dire? Ci vogliono i soldi. Tu conosci qualcuno che tiene i soldi? Una delle figure guida di Michele è Sabatino, l'allenatore di pugilato che già dall'adolescenza si accorge delle grandi potenzialità del ragazzo. Ad interpretarlo Giorgio Colangeli. Un personaggio positivo che fatica poi ad essere positivo, come il film in fondo vuole dire. L'ambiente conta moltissimo rispetto alle vocazioni personali. Uno può anche avere le migliori intenzioni, ma se è immerso in una specie di, come dire, di humus negativo, è difficile coronare i propri sogni, è difficile raggiungere i propri obiettivi. Un po' questo è il senso della storia, tanto che poi il protagonista ci riesce solo dopo questa immersione in un paese altro, in una specie di altrove, dove lui riesce ad avere una maggiore consapevolezza anche di sé e delle proprie possibilità. Lui è cresciuto in un sud che in qualche modo è un po' metafora di un inferno, tra virgolette. Eh sì, diciamo, purtroppo ormai è diventato un po' anche, come dire, un refrain questo, ma il nostro sud spesso è questo. Io non lo conosco moltissimo, ma insomma l'ho girato anni fa con il teatro quando facevo le tournée, ancora oggi può capitare di girarci appunto film e parlare con i giovani e sentire questo bisogno di avere qualcos'altro intorno, insomma, e quindi questa propensione, anche dolorosa però, a lasciare il posto dove si è nati e magari tornarci. Che fai?
Corri, amico. Andiamo verso il posto. Che aspetti? Poi che ti ammazzano, è questo che vuoi? Stronzo! Colpisci! Colpisci! Colpiscimi! Tu a che età hai cominciato a fare pugilato? A 10 anni. 10 anni e mezzo. Dovevo dimagrire, da noi c'era, diciamo, comunque su 40.000 abitanti c'erano 3 palestre di pugilato completamente gratis, e tramite un parente sono entrato in una palestra del genere, ma non sapevo affatto l'esistenza del pugilato. Senti, dopo così tanti anni che, insomma, vinci continuamente, partecipi alle Olimpiadi, medaglie, insomma tantissimi riconoscimenti, che, come ti senti prima di un round? È cambiato il tuo approccio al pugilato, oppure c'è ancora la stessa paura, la stessa tensione? L'approccio è sicuramente cambiato, perché comunque c'è tanta esperienza, ma la tensione rimane la stessa del primo combattimento, specie quando le gare sono ancora più importanti, perché la tensione non è altro che, diciamo, un dubbio nel poter perdere. Però noi siamo preparati, mi preparo sempre al massimo, non sono mai stato sul ring se con un malore o fuori da una preparazione, quindi non c'è quella paura, la tensione è solo, diciamo, attenzione. E verifica che fa. Senti, e la tensione prima di salire sul set? Ma lì sono stato molto tranquillo, grazie ai miei colleghi attori, diciamo in questo frangente colleghi, e al regista, mi hanno messo molto a mio agio e mi sono divertito, quindi non ho avuto nessuna difficoltà. Ciao agli amici di Spettacolo che Spettacolo, mi raccomando, andate a vedere Tatanka. A tutti i nostri telespettatori di Spettacolo che Spettacolo dico ciao e ci vediamo presto al cinema, mi raccomando, Tatanka.